Roberta Mella. Sì, e ripartiamo dal Tevere, Antonio, per parlare proprio di una discesa internazionale del Tevere. Lo facciamo con Gian Domenico De Francesco dell'Associazione Discesa Internazionale del Tevere, che insomma è una grandissima iniziativa, una delle grandi iniziative per valorizzare questo corso d'acqua che accompagna la nostra capitale. Sì, assolutamente, è una manifestazione storica che si fa da 36 anni, da Città di Castello a Roma in tappe, e abbiamo trasformato, diciamo, l'ultima tappa di questa manifestazione, l'abbiamo chiamata Rome Grat to Gra, che vede scendere il Tevere da canoisti, ciclisti e da camminatori, dalla diga di Castel Giubileo fino all'Anaconda, al ponte, diciamo, al ponte del raccordo sopra lo Stiense. Questo quando accadrà? Il 1° maggio, naturalmente, venite numerosi, riappropriamoci, diciamo, del Tevere, perché l'inutilizzo significa degrado di qualsiasi posto pubblico. Quindi assolutamente, perché ricordiamo esserci, che il Tevere... far capire all'amministrazione che è un bene che ci appartiene, che vogliamo pulito, curato, così come le ciclabili, così come le sponde del Tevere. E a proposito del Tevere, il Tevere che incontra anche l'Aniene. Certo, l'Aniene, che è il secondo ma non meno importante fiume di Roma, noi come associazioni di cittadini appassionati di sport fluviali lo discendiamo da 20 anni, da Ponte Lucano fino al Tevere, quindi conserva ancora quell'antica navigabilità che facevano dell'Aniene l'antica via del Travertino. Quindi parliamo anche di rafting, ma non solo, e di iniziative 1° maggio anche qui. 1° maggio noi organizziamo un'iniziativa in coordinamento con le altre, con la discesa del Tevere. Partiamo dalla riserva naturale Valle dell'Aniene, dalla Casa del Parco, anche lì ci sono altre iniziative di escursioni e visite guidate al parco, e noi dal fiume scendiamo con dei comunità rafting, con altri canoisti che vengono da altre parti d'Italia, incontriamo gli amici della discesa del Tevere e arriviamo ad incontrare altri eventi che sono previsti organizzati dal Comitato Whisky Roma. Il Vivi Fiume sotto Castel Sant'Angelo ci sarà. Insomma, davvero tantissime iniziative, un 1° maggio ricchissimo per lo sport e non solo.